Sono ancora addobbati a festa per il recente carnevale, ma l'ingresso al piccolo esercito di 3.619 studenti delle scuole comunali di Lanciano è vietato. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ordina la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del Paese, misura emergenziale per contenere il contagio da coronavirus. I dirigenti dei quattro istituti lancianesi, che contano complessivamente 12 scuole dell'infanzia, 7 primarie e 4 medie, utilizzeranno questo periodo per svolgere delle pulizie approfondite. Hanno infatti chiesto all'assessorato comunale all'istruzione di attingere alle scorte di detergenti e piccole attrezzature. Lo riferisce il vice sindaco Giacinto Verna, che ha la delega di settore. Non ci saranno le lezioni, significa che quindi i ragazzi, i bimbi e gli insegnanti non avranno l'obbligo di frequentare la scuola, significa però che i presidi e il personale amministrativo IATA invece dovrà presiedere i plessi scolastici. Stanno provvedendo a tutte quelle attività di pulizia e manutenzione igienica degli ambienti scolastici per fare in modo che nelle prossime settimane, quando appunto si rientrerà a scuola, quando i nostri figli rientreranno a scuola, troveranno gli ambienti puliti. Ci sono stati dei presidi che hanno chiesto al comune la possibilità di avere delle attrezzature e dei prodotti in più. Tengo a sottolineare che non consiste nella sanificazione così come magari si pensava all'inizio. Anche nello stesso decreto presidenziale non è prevista la sanificazione. La sanificazione è obbligatoria solo per quelle scuole nelle quali ci sono stati casi conclamati di coronavirus. Non è questo il caso nella città di Lanciano, non abbiamo avuto casi di infezione e quindi non abbiamo nemmeno questo obbligo. Quindi tengo a rassicurare tutta la città di Lanciano.